Come si può vedere, questo passaggio è molto vario nelle acque poco profonde. È possibile vedere anche alcuni animali molto insoliti. I gigli di mare, noti anche come crinoidi, popolano gli oceani del Siluriano, così come gli Scyphocrinites elegans. Come i ricci di mare e le stelle marine, appartengono agli echinodermi. Apparvero per la prima volta nel periodo ordoviciano, ma si espansero notevolmente nel Siluriano. Esistono ancora oggi. Per la loro forma e il loro nome, vengono spesso scambiati per fiori marini, ma in realtà sono animali calcarei, non piante. Osservate da vicino Scyphocrinites elegans e capirete cosa intendo. Ha delle pinnule all'estremità delle braccia articolate, una sorta di piccole piume che le permettono di catturare il plancton.